Indovinate qual è l'argomento della puntata di oggi? Sono i denti, la bocca, l'igiene orale che è importantissima. E ne parliamo perché la nostra azienda sanitaria, l'ASL Sud-Est, proprio a Siena, ha un'eccellenza importante. Le dottoresse di odontoiatria hanno messo a punto un progetto per curare la bocca dei pazienti fragili, siano essi anziani o bambini. E questo progetto ha ricevuto un importante finanziamento del Ministero e vengono chiamati un po' da tutta Italia perché la divulgazione che stanno facendo sull'igiene della bocca di questi pazienti è davvero molto importante, quindi abbiamo scelto di parlarne in questa puntata. Spesso ci dimentichiamo della bocca, la bocca che è il primo strumento che ci serve per la digestione. E quindi nei pazienti fragili forse ce lo dimentichiamo ancora di più, persone che hanno difficoltà e persone anziane mi vengono in mente, o comunque tutta una serie di pazienti fragili che poi hanno delle enormi difficoltà a masticare, a parlare, a avere rapporti sociali con le persone a causa proprio della bocca. Nasce a Siena, grazie al lavoro della vostra equipe, un progetto che è stato riconosciuto a livello nazionale e andate in tutta Italia per fare formazione. Che progetto è, dottoressa? Sì, dunque il nostro progetto nasce proprio dalla constatazione di quello che è stato detto. È nato nel 2019 e grazie anche proprio all'intervento degli infermieri dell'ADI che ci hanno mostrato tutto quello che loro vedono a casa, ce ne hanno parlato. I pazienti che sono accuditi sia dal caregiver, da infermieri a domicilio, ma purtroppo se la loro persona è tenuta in modo eccellente, però purtroppo la bocca è, come dico sempre, un luogo oscuro, inesplorato, in cui difficilmente si interviene. E proprio da questa constatazione, da queste osservazioni e da quello che noi vediamo quotidianamente quando i pazienti fragili e anziani giungono alla nostra osservazione, che abbiamo constatato proprio questa grossa carenza. Per cui piano piano, anche diciamo proprio dalla constatazione ambulatoriale, è partita l'idea di fare qualcosa a livello di informazione, perché noi in ogni modo come odontoiatria domiciliare siamo sempre intervenuti a domicilio per risolvere delle problematiche nelle strutture, quindi nell'RSA, nell'RSD, ma quello che ci ha un po' fatto diciamo accendere la lampadina e dire qualcosa di più va fatto, è proprio la constatazione che era inutile risolvere il problema odontoiatrico se non si interveniva sul personale che accudisce la persona con fragilità. Per cui è cominciato questo percorso un po' in sordina, ma anche grazie all'appoggio e alla lungimiranza anche del direttore sanitario, la dottoressa Dei, che fin dall'inizio ha creduto in questo progetto e l'ha appoggiato, ci ha permesso anche di eseguire delle attività, diciamo, extra ambulatoriali. E abbiamo cominciato a fare dei corsi di formazione agli operatori sanitari all'interno delle strutture e abbiamo visto che le conoscenze diciamo di accudimento erano buone, però quelle proprio a livello del cavorale erano sconosciute e perlomeno non focalizzate nel modo dovuto. E da qui è partita proprio diciamo il coinvolgimento di alcune strutture. Siamo partiti con l'ASP Siena, il Campanzi, dove ci sono tantissime persone residenti, tanti operatori sanitari che accudiscono queste persone, e da lì siamo partiti facendo proprio delle lezioni di anatomia, lezioni di fisiologia, lezioni di protesi, e anche, soprattutto, le nostre igieniste hanno insegnato come si deve fare in modo corretto un'igiene orale sia al paziente autosufficiente, che in ogni modo va seguito nell'igienizzazione, sia nel paziente parzialmente autosufficiente che nel paziente totalmente non autosufficiente.
E quindi sono state lezioni molto interessanti e la cosa più bella è che abbiamo costruito un percorso di pari passo con gli operatori sanitari. Cioè noi siamo arrivati in struttura con i nostri spazzolini a mo' di arma per cercare di pulire tutte le bocche, però poi ci siamo resi conto che tra quello che noi pensavamo e la realtà c'è veramente di mezzo un mare, perché avvicinarsi a un paziente con Alzheimer e pretendere di poter fare determinate manovre, a volte proprio rifiutano di che venga tolta la protesi, rifiutano ogni tipo di igienizzazione. Per cui abbiamo adottato delle strategie di pari passo con gli operatori sanitari per poter mettere a punto un percorso. E poi è nata l'idea, perché no, di presentare questo progetto al Ministero, un progetto ministeriale con un grosso finanziamento, e così un po' incredule, se io e la mia collega, la dottoressa Franci, che fa parte dell'equipe, abbiamo constatato che era stato scelto insieme ad altri 9 progetti in tutta Italia, unico progetto di odontoiatria, proprio per avere questo finanziamento. Un progetto che doveva durare 2 anni, che proprio per la pandemia si è protratto e ci hanno concesso altri 6 mesi. Quindi a fine 2022 verrà interrotto il progetto, però noi speriamo con tutto il cuore che possa andare avanti, perché siamo stati contattati da diverse strutture, diverse ASL anche del nord, Bologna, Torino, proprio per seguire questo modello, chiamiamolo senese, che ha dato delle grosse, grosse soddisfazioni e risultati. Quindi con questo progetto queste donne, queste dentiste senesi della nostra ASL vanno in giro per l'Italia armati di spazzolini. Per ora solo nella sud-est, nell'area senese, grossetana e aretina, poi si spera che... Ecco, ma questo progetto del Ministero cosa prevede? Prevede che il lavoro venga fatto solo in questa ASL di riferimento, quindi nella sud-est? Allora, i progetti ministeriali prevedono che oltre al responsabile scientifico, appunto capofila, che nella fattispecie sono io, ci siano coinvolte altre 2 regioni, una al nord e una al sud, quindi noi abbiamo l'Emilia Romagna e la Sicilia. Perché? Perché logicamente ogni progetto, perché sia valido, deve essere ripetibile e espandibile in zone anche molto diverse tra loro, con realtà sociali, economiche diverse. Per cui il nostro iter, il nostro progetto è stato seguito da queste 2 regioni, però logicamente se ne è parlato, io poi faccio parte della SIOAC, che è la società proprio di odontoiatria per l'handicap, quindi mi hanno invitato insieme alla dottoressa Franci a dei congressi, abbiamo portato la nostra esperienza dei master, logicamente si è cominciato a parlare di questa cosa, per cui altri colleghi mi hanno chiesto proprio in che modalità veniva fatto questo progetto, perché in realtà il paziente fragile viene sempre seguito, non viene mai trascurato, ci sono delle strutture molto importanti che fanno e seguono i pazienti fragili. Quello che abbiamo dato noi di innovativo è la formazione, perché proprio abbiamo visto che era inutile curare e rimediare determinate situazioni anche di protesi, eccetera, se non si formava il personale a igienizzare e pulire queste bocche. Quindi il problema si sarebbe ripresentato e si ripresenta quasi immediatamente se non viene seguita questa, ripeto, abbiamo trovato un'ottima qualità in tutte le residenze che abbiamo coinvolto, le persone sono tenute molto bene, devo dire che c'è un'ottima qualità di amorevolezza dal punto di vista psicologico, sono seguiti questi pazienti e sono tenuti anche molto bene dal punto di vista dell'igiene della persona, però purtroppo la bocca, per un motivo atavico, antico, in ogni modo è sempre poco considerata a volte
anche quando vengono rilevati dei problemi di, proprio alimentari, no? Anche gli stessi colleghi semmai possono pensare prima a un problema gastroenterico, esofageo, disfagia, ma difficilmente si interpella l'odontoiatra per vedere se il problema è inizialmente nella bocca. Può essere una semplice protesi fratturata, che ha delle asperità, oppure dei denti taglienti che provocano delle lesioni sulla gengiva, per cui il paziente, non verbalizzando il dolore e non verbalizzando il proprio disagio, logicamente viene trascurata questa parte. È facilmente risolvibile a volte, cioè senza grandi manovre, bastano veramente due paia di guanti per risolvere a volte delle problematiche che possono poi inficiare proprio la vita delle persone. Perché appunto la bocca è la prima parte della nostra digestione, quindi è importantissima, ma poi la bocca è piena di batteri. Esatto. Quindi un'infezione da piccola potrebbe diventare invece un problema serio, o sbaglio? No, è giustissimo. E molte malattie sistemiche sono collegate con le patologie del cavo orale e viceversa, cioè diabete, malattie cardiovascolari possono proprio a causa della placca batterica aggravarsi. Addirittura è stato dimostrato che c'è un'induzione di un parto prematuro quando c'è problemi parodontali. E poi non bisogna trascurare la polmonite d'ingestis, che ormai diciamo è un dato di fatto, cioè pazienti che hanno già problemi di disfagia e hanno questa carica batterica molto elevata all'interno della bocca possono ingerire batteri insieme alla placca eccetera, e quindi arrivare ad avere delle polmoniti a volte difficilmente risolvibili. Quindi è importantissimo l'igiene del cavo orale. Quindi voi da tanto tempo come gruppo di lavoro, oltre a questo progetto con tutti i pazienti fragili e gli anziani, però seguite anche pazienti che provengano dalle carceri del territorio. Esatto, sì, pazienti che provengono dal carcere, pazienti che hanno anche grosse problematiche di dipendenza, eccetera, per cui logicamente come viene trascurato, diciamo, nei momenti più difficili l'igiene a livello generale, l'alimentazione, troviamo delle situazioni orali veramente drammatiche. E quello che volevo sottolineare è una cosa molto importante, cioè la pandemia ci ha insegnato che noi non possiamo essere in ogni luogo, cioè ci ha limitato tantissimo nelle nostre visite alle strutture, ha limitato anche l'accesso delle persone nella struttura, perché siamo stati durante il lockdown che potevamo garantire solo le emergenze e tutte le problematiche non differibili. E cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato a chiedere aiuto. E il fulcro del progetto, la parte più importante, il cuore, quello che fa la differenza è che noi con una tabella osservazionale abbiamo fatto focalizzare agli operatori sanitari l'attenzione sulla bocca. Cioè, se io ti dico quali sono i segni che te devi cogliere, non devi fare diagnosi perché non ti compete, diagnosi la deve fare chi ha la competenza di farla, quindi l'odontoiatra, il medico, il geriatra, quindi un gruppo di persone che hanno le competenze per farlo. Ma se te ti invito ad osservare, diciamo, il paziente non mangia, il paziente rifiuta improvvisamente a portare la protesi, il paziente si tocca il viso, il volto, è irritabile, me lo devi segnalare. Quindi è stata fatta questa tabella con una sorta di alert semaforico in cui ci sono delle situazioni che necessitano solo di osservazione anche a distanza. Ci sono delle situazioni rosse in cui te devi immediatamente avere un alert per far interessare chi di competenza. Questo penso sia, diciamo, questa scheda osservazionale sia fondamentale e importante anche per altre specialistiche, perché ci si fa proprio focalizzare l'attenzione a determinate situazioni
che possono, diciamo, poi evolvere anche in senso molto più negativo. E quindi rizzare le antenne, no? Bravissima. Quindi voi insegnate a tutto il personale infermieristico, a tutti coloro che si occupano degli OS, tutti quelli che gravitano intorno al paziente fragile, a tenere le antenne ben, ben dritte e captare qualsiasi segnale, quindi valutare, insegnare a osservare e valutare questi segnali. Esatto. Che poi i medici traducono e dicono sì, questo è un problema oppure questo non lo è o questo lo potrà diventare, no? Quindi questo, questo sensibilizzare all'osservazione, all'attenzione. Esatto. Potrebbe essere ripetuto anche per tante altre patologie, esatto, problematiche. Perché, esatto, ma è anche il discorso delle della formazione, noi la facciamo non per dare delle nozioni, diciamo, finalizzate a se stesse, le diamo perché solo la conoscenza di determinate situazioni ti può far memorizzare e focalizzare l'attenzione. Se io non so perché devo tenere pulita la bocca e non lo so per me, quindi non posso nemmeno diciamo esercitarlo su chi poi deve essere accudito. Infatti noi prima della formazione facciamo un test anonimo agli operatori sanitari per valutare la propria conoscenza, la propria percezione di salute orale e di igiene orale, e in una seconda sezione del test facciamo la valutazione di quello che loro sanno, come si deve pulire la bocca a un paziente assolutamente non autosufficiente, un paziente che ha il sondino nasogastrico, si pensa che dato che non si alimenta per la via naturale attraverso la bocca si debba in qualche modo non pulirlo, assolutamente no, perché ci sono delle situazioni veramente drammatiche in cui diciamo la non igienizzazione delle mucose dei denti porta veramente a delle situazioni veramente molto molto brutte, e quindi insegniamo proprio a accudire in tutte le fasi il paziente e come accudirlo anche saltando determinate difficoltà tipo l'umettazione delle labbra per fargli aprire con più facilità la bocca, perché spesso le labbra sono asciutte, secche, quindi c'è proprio una difficoltà anche nell'apertura. Quindi diamo dei consigli, ma tutto questo, ripeto, è nato grazie proprio anche alle indicazioni e alle difficoltà che sono state trovate da parte degli operatori sanitari, perché solo così noi abbiamo potuto mettere a punto un progetto esportabile, applicabile in tutte le realtà, non complicato, perché è logico che il primo approccio è quello di dire abbiamo tanto lavoro, non possiamo avere altro lavoro, cioè dover pensare alla bocca, però abbiamo cercato di far capire che l'accudimento e l'igienizzazione della bocca in realtà fa risparmiare tempo, perché il paziente mangia meglio, è meno irritabile, non ha dolore, e quindi in realtà dedicare quei 2-3 minuti la mattina e la sera a queste manovre certo riduce poi le difficoltà di accudimento. Quali sono i tipi di percorso di accesso, fin dove arriva il vostro gruppo di lavoro, la vostra unità operativa, come funziona? Ci sono anche possibilità di interventi chirurgici, certo, della bocca? Certo, allora diciamo che abbiamo un indirizzo di posta elettronica alla quale qualsiasi persona si può rivolgere, e gli operatori sanitari delle strutture, abbiamo insegnato anche grazie alla telemedicina di inviarci delle immagini valide per capire dov'è il problema e anche mirare il trattamento, perché se c'è un dolore su un dente mi mandi la fotografia, io posso vedere qual è il dente, mi attrezzo anche per il domicilio per eventualmente fare un'estrazione piuttosto che un'otturazione o qualsiasi altro tipo di intervento. Quindi l'approccio alla nostra unità operativa è quello dell'indirizzo di posta elettronica. A questo punto ci vengono inviate dalle strutture le terapie, il tipo anche di possibilità, cioè di intervenire sul paziente, se il paziente è autosufficiente, se è trasportabile, se collabora. E quindi queste sono informazioni importanti proprio per mirare l'intervento eventualmente in ambulatorio tramite percorsi dedicati. Quindi il paziente non deve passare dal CUP, ma c'è un approccio diretto proprio per avere la possibilità di eseguire il trattamento più rapidamente possibile e più mirato possibile. E qualora
il paziente lo consenta, la sua disponibilità, diciamo, psicomotoria lo consenta, abbiamo la possibilità di concentrare gli interventi in meno sedute possibili, proprio per evitare il trasporto. Nell'eventualità che il paziente non sia trasportabile, viene eseguito a domicilio intendo proprio anche nell'abitazione del paziente, e questo grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale, dei geriatri e degli infermieri ADI. Altrimenti, se il paziente è assolutamente non collaborante, quindi non è possibile metterlo seduto nel riunito per eseguire determinate manovre, anche le più semplici, abbiamo la possibilità di eseguire la narcosi, l'anestesia generale, presso l'ospedale di Campostaggia. Abbiamo un percorso FAS all'interno dedicato, e quindi come ieri abbiamo avuto la possibilità di addormentare il paziente e di eseguire tutto quello che è possibile in una seduta. Si spera che questo percorso possa essere anche portato a Nottola, e così io avrò la possibilità, insieme alla mia HIP, di eseguire anche interventi sul pediatrico, che in questo momento un po' manca a noi perché abbiamo un limite di età. Però è un servizio importante, non molto diffuso anche in tutta Italia, perché si tende sempre a dare questo tipo di servizio al bambino. L'adulto anziano, diciamo, è un po' meno seguito da questo punto di vista. E ovviamente forse lo specialista della medicina, il dentista, è quello meno frequentato, perché forse è anche sempre stato il più costoso, perché certo, difficilmente c'è la possibilità dell'accesso alle pubbliche strutture, che non sono tante. Qui a Siena ovviamente c'è questa, che è in Piandovile, poi c'è anche all'università, al policlinico universitario delle Scotte, mentre manca poi in tanti altri ospedali, quindi è più complicato. Certo. Quindi forse i denti sono quelli più trascurati, finché non arriva il dolore pazzesco, e quindi esatto, non se ne può fare. Esatto. Però parliamo anche dei bambini, certo, perché i bambini non amano molto lavarsi i denti, no? No, e dunque io seguo tra l'altro la parte della pedodonzia e mi occupo anche, proprio attraverso un percorso anche questo dedicato, dei bambini che sono afferenti allo SMIA, quindi alla salute mentale. Sono bambini per la maggior parte che hanno problemi di spettro autistico o di autismo, difficilmente gestibili. Perché entrare nella bocca è veramente una cosa, sì, talmente intima che sì, è sì, difficile. Calcoliamo che spesso solo per metterli seduti ci vogliono 3, 4, 5 volte di approccio, perché vanno veramente assecondati. Bisogna cercare di entrare nel loro mondo. Grazie anche alle educatrici dello SMIA abbiamo messo a punto. Ecco, raccontiamo cos'è lo SMIA. Sì, lo SMIA è il servizio di salute mentale infantile, qui a Siena, l'abbiamo proprio qui al poliambulatorio. E lì abbiamo proprio un filo diretto con loro, perché abbiamo costruito insieme anche, per esempio, un gioco di educazione alla salute orale. È stato fatto una tabella con i cibi che fanno bene, i cibi che fanno male ai nostri denti e anche al resto, no, del nostro organismo. E quindi vengono dal bambino, vengono attaccati questi cibi sulla tabella sì, no. In più è stato fatto un orologio anche qui per dargli le tempistiche, diciamo, durante la giornata quando è giusto lavarsi i denti, quindi tutta l'attività dalla scolastica alla ludica, e quindi intervallato da questo spazzolino che deve prendere il dentifricio per lavarsi i denti. In più è stato fatto anche un libricino da dare ai bambini, in cui diciamo, viene indicato, per esempio, la fotografia della sala d'aspetto, il dentista come è vestito, perché calcoliamo che impatto ha avuto anche il Covid su questi bambini. Tutti mascherati. Esatto, noi li abbiamo sempre accolti senza la mascherina, poi logicamente una volta che facciamo la prestazione la mascherina è d'obbligo, però li abbiamo sempre accolti all'interno dell'ambulatorio senza la mascherina. Adesso abbiamo doppia mascherina, visiera, cuffia, camice monouso sopra i nostri camici di cotone, per cui io
forse così in modo, non lo so, chiaroveggente, avevo fatto un simbolo proprio per questi bambini, dove c'era un cavaliere che aveva nello scudo il dente e nella mano al posto della spada lo spazzolino. E quindi, giocando su questa immagine del cavaliere tutto armato, mi è stato un po' più semplice poter in qualche modo introdurre la nostra figura così, diciamo, in modo importante vestita. E niente, loro a volte è possibile solo visitarli, ma già la visita è importante, perché parliamo col genitore. Purtroppo c'è una grossa abitudine a gratificare quando questi bambini fanno qualcosa di buono con delle caramelle o delle bevande molto dolci, per cui arrivano, diciamo, alla nostra osservazione con veramente delle bocche completamente distrutte. E metterli alla poltrona e poterli fare qualcosa è veramente complicato. Su Arezzo e Grosseto esiste un servizio della dottoressa Romagnoli che diciamo fa gli interventi proprio su questi bambini. Io spero che possa partire anche a Siena, perché la richiesta è tanta ed è giusto dare un supporto anche a quello che viene fatto presso la clinica odontoiatrica, proprio a supporto territoriale, perché le richieste sono veramente tante. E ovviamente le nuove tecnologie, gli smartphone, rientrano anche nel vostro progetto, quello appunto di cercare di mettere a sistema tutta una serie di buone pratiche che poi al termine del progetto che il Ministero ha scelto e ha voluto finanziare potranno essere date a tutta Italia, e quindi tutti potranno poi usufruire di questo lavoro. Quindi al collaudo c'è anche una famosa applicazione, una app per il cellulare. Che cos'è, sì, come si chiama e che cosa servirà, dottoressa? Allora, è un'app, Sorridiamo alla Salute, serve a mettere in rete i dati che noi percepiamo facendo lo screening all'interno delle case di riposo, e quindi arricchendole anche di immagini, logicamente legate sempre dalla privacy e dal rispetto delle norme. E quest'app, diciamo, creata e voluta in modo molto molto importante dalla dottoressa Franci, e poi ci sarà occasione eventualmente di approfondire questo argomento, perché penso sia veramente una cosa innovativa. Diciamo, quest'app ci permette di mettere in rete tutto quello che noi raccogliamo, di avere sul tablet, sullo smartphone, i dati, la tabella osservazionale, e quindi di mettersi in contatto in modo diretto anche con chi imparerà ad usarla. Quindi è stato individuato all'interno delle strutture un dental care. Praticamente è un infermiere che ha il compito proprio di aiutare gli operatori sanitari a riempire la tabella osservazionale, a cogliere segni, come abbiamo detto, e appena sarà terminata la parte del collaudo di quest'app, a mandare direttamente in rete tutto quello che viene percepito al momento dell'osservazione del paziente, e quindi una segnalazione più diretta. E abolendo o perlomeno lasciando un po' in secondo luogo la parte cartacea, quindi immagini. Quindi sarà molto comodo per tutti gli, sì, operatori. Sì, 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 veramente. Per scambiarsi, sì, tutta una serie di sì, dati, di informazioni, sì, per essere sempre più preparati e lavorare sempre più in equipe, sì, no? Sì. Anche da distanza. Sì. Bene, sono molto fieri di questo progetto delle nostre dottoresse senesi qui a Siena, quindi poi quando sarà terminato, sì, ci racconterete anche tutti i dati che sono venuti fuori. Io volevo solo aggiungere una cosa che amo sempre mettere in fondo alle presentazioni. Calcoliamo che ai nostri bambini, ormai sono tanti anni che gli igieniste, i dentisti vanno nelle scuole a insegnare come ci si deve spazzolare i denti, a dare un'educazione sanitaria, anche un'educazione alimentare. I nostri anziani hanno sempre pulito la loro bocca con quello che avevano, con quello che gli insegnava la natura, quindi il ramoscello d'ulivo, le foglie d'ulivo, la salvia, e quando andava bene gli spazzolini erano di setola di animale. Quindi quando si siede un paziente alla nostra poltrona bisogna sempre calcolare chi è in quel momento,
quello che ci può dare, ma anche chi è stato, la dignità della persona. E non sottovalutare mai che il sorriso edentolo di un paziente anziano è la nostra memoria storica, di quello che adesso è, ma che non deve più essere, perché non si dovrà in un futuro, spero molto vicino, arrivare ad avere dei pazienti che non hanno più denti in bocca e sono stati estratti anche per motivi più banali. Quindi calcolare questo, e i nostri anziani non hanno avuto tutto quello, tutti i mezzi che abbiamo noi di informazione, quindi è importante. Io vedo quanto loro li fa piacere, perché facciamo formazione anche agli autosufficienti, no? Andare lì col nostro spazzolone e la nostra boccona, insegnarli in modo molto delicato, senza logicamente interferire su quello che gli è stato dato di educazione, ma insegnargli proprio anche a loro perché vanno puliti i denti e perché bisogna stare attenti a quello che mangiamo. Quindi è una grossa soddisfazione, veramente, perché la risposta è importante e i risultati li stiamo vedendo tutti i giorni. Quindi facciamo un'odontoiatria d'iniziativa, quindi non facciamo un'odontoiatria per richiesta, ma un'odontoiatria perché intercettiamo determinate patologie, intercettiamo determinate situazioni, anche semplici, che però poi possono portare anche a lesioni orali molto gravi, e quindi diciamo inficiare un po' tutto quello che è la salute generale del paziente.